Lunedì 27 maggio ci ritroviamo come di consueto all'appuntamento di approfondimento sui temi della sostenibilità. Buongiorno e ben ritrovati a voi, buongiorno e ben ritrovato a te Fra Italo. Ben trovato anche a te Tony e un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ormai da tantissimo tempo siamo al 27 maggio, al termine di un mese che per la sostenibilità è stato un mese molto molto ricco di tantissimi eventi importanti che credo abbiano lasciato il segno. Credo sia anche il momento di fare il punto della situazione su questo. Sì, sì, lo abbiamo detto già nelle puntate precedenti, come questo mese diventa un po' un punto nevralgico e forse un po' anche uno spartiacque, appunto, cadendo quasi a metà anno tra quello che si è fatto e quello che siamo ancora in tempo a fare su un anno solare per poter essere più rispettosi dell'ambiente in cui viviamo, perché abbiamo avuto modo di comprendere proprio attraverso la regola della sostenibilità quanti sforzi si stanno mettendo in atto per tutelare il pianeta, ma quanto lavoro c'è ancora da fare. Per cui siamo felici di aver dato voce a tante buone pratiche che ci stanno indicando la strada giusta da percorrere, ma siamo anche consapevoli che il lavoro da fare è tanto. E questi festival, questi momenti servono proprio a tenere il polso della situazione per farci lavorare di più e meglio. Ognuno nel proprio ambito, come ci dicevamo l'altra volta, perché ognuno ha un settore di vita in cui può essere efficace in questo tipo di cambiamento. Abbiamo visto la scorsa settimana anche questi fatti degli sciampi, dei prodotti che possono aiutare veramente ognuno a casa propria, nella propria routine, ad essere meno assassino dell'ambiente. Eh sì, l'abbiamo detto tante volte, non ci stanchiamo di replicarlo, sono piccoli gesti, se vogliamo quasi impercettibili, però moltiplicati per 8 miliardi di persone, quante siamo quelle che oggi abitano il pianeta Terra, che quotidianamente fanno dei gesti come lavarsi, mangiare, piuttosto che lavorare attraverso strumenti o mezzi che poi, se non correttamente riusati o riciclati o riparati, le 3R, no, per tutelare il pianeta, possono inquinarlo. Per cui l'impegno di ognuno di noi, per quanto piccolo, è fondamentale. Sì, e venendo al primo, diciamo, dei momenti di cui vogliamo parlare oggi, parliamo della giornata mondiale della biodiversità che si è tenuta il 22 maggio, giornata in cui c'è stato un report interessante che un po' ha bacchettato l'Italia, perché siamo andati un po' a vedere quelli che sono poi i termometri naturali che indicano che cosa sta succedendo di buono o di male per capire come va il clima e l'ambiente, e purtroppo alcune specie protette in Italia sono andate diminuendo e l'Italia, che aveva in realtà dei paletti messi, non è stata proprio coerente, quindi attenzione, perché perdendo queste creature preziosissime non solo mettiamo a rischio un ecosistema, ma anche ci iniziamo ad accorgere che qualcosa non va. Eh sì, e poi a proposito dei grandi appuntamenti che si sono succeduti in queste settimane appunto con a tema la sostenibilità e mantenendo fede ad un impegno reciproco che ci eravamo presi con il direttore del Sole 24 Ore, pregherei la regia di provare a contattarlo telefonicamente, perché il direttore sta facendo rientro da Trento, dove appunto si è svolta la 19ª edizione del Festival dell'Economia. Economia e ambiente, economia e sostenibilità sono temi che ormai sono sempre più intrecciati e provano a disegnare l'orizzonte verso il quale ci stiamo muovendo. In attesa di avere notizie dalla regia in merito a questo collegamento, dicevamo, il direttore è in viaggio, per cui è in auto, sicuramente ce lo avremo solo al telefono, nella speranza che ci sia rete, no? Esatto, sì. In attesa di questo collegamento vi anticipiamo quelli che saranno i temi e i protagonisti della puntata di oggi. Nella seconda parte, secondo blocco, come diciamo tecnicamente, noi avremo un collegamento con Monsignor Felice a Crocca e parleremo di giustizia sociale con lui. Poi, come di consueto, ci avvantaggeremo del prezioso contributo della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che ci ha accompagnato lungo questo viaggio tutto l'anno
lungo il viaggio della regola della sostenibilità e come altrettanto di consueto chiudiamo con una buona pratica e nel caso specifico oggi torneremo a Matera, città dei Sassi, dove alcuni mesi fa intervistavamo Mariella Stella di Casa Natural, Matera capitale della cultura europea nel 2019, sta rivivendo un momento di grande fermento culturale. Oggi sentiremo Uccio Santochirico tra i promotori della festa del bene comune. Però se non ho capito male dalla regia mi dicono che il collegamento telefonico è pronto, per cui saluto il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e lo ringrazio per essere di nuovo con noi. Io ringrazio voi per l'invito, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno direttore, ben ritrovato, come l'altra volta in studio ci siamo io e Fra Italo Sant'Agostino, curiosi di sapere com'è andata questa 19ª edizione del Festival dell'Economia. Lo posso riassumere in due battute, la prima è un aggettivo formidabile, la seconda è un numero. In quattro giorni hanno partecipato ai tanti eventi che ci sono stati a Trento 40.000 persone e quindi il bilancio è di straordinaria soddisfazione, anche perché credo che sia servito a centrare quello che era l'obiettivo del festival. Quest'anno abbiamo scelto il titolo Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, perché siamo di fronte a tante incertezze. Ecco, certamente io credo che finito il festival si possa dire che è stata un'occasione per l'appunto formidabile di aumentare il tasso di conoscenza su tanti fronti, e aumentare il tasso di conoscenza è fondamentale per aumentare anche la consapevolezza delle scelte da fare affinché non ci siano scelte che fanno in pochi sulle spalle dei molti che poi ne subiscono le conseguenze. Direttore, riflettevamo spesso che il tema della sostenibilità è veramente trasversale, quindi abbatte addirittura a volte anche quelle piccole distanze che può creare una differenza di religione, di culto, ma anche di provenienza sociale, estrazione sociale. Queste 40.000 persone, che sogno in comune hanno avuto secondo lei in questo evento, tanto da radunarsi e da correre? La sete di conoscenza. Oggi noi viviamo un'epoca che per definizione quasi è un'epoca di superficialità, la superficialità delle televisioni commerciali, l'overdose, il sovraccarico di notizie della rete internet. Su internet tante notizie, poche conoscenze, perché c'è davvero troppo per il tempo di ragionare, e infine anche la superficialità di strumenti come i social e anche lo smartphone. In comune queste 40.000 persone che sono passate per Trento e anche tutti quelli, davvero tanti, ancora non ho il numero, che si sono collegati in streaming, ecco, il tratto comune è la voglia di capirne di più, di capire e di soppesare vantaggi e svantaggi di ogni scelta per poi andare a scelte ragionate. Direttore, è sempre un piacere parlare con lei, perché nonostante stiamo parlando di temi importanti e di sfide, se vogliamo, molto grandi, dal suo tono di voce io percepisco sempre un certo ottimismo. Ecco, la domanda che vorrei farle, nonostante le sfide importanti che ci attendono, abbiamo ragione di poter essere ottimisti grazie proprio a quella conoscenza che può generare la giusta consapevolezza per affrontarle queste sfide? Io sono per natura ottimista e nonostante tutto non smetto di esserlo. Certo che oggi c'è soprattutto una grande incertezza, che è l'incertezza che deriva dalla geopolitica. C'è un crescendo di tensioni a livello internazionale a cui è difficile far fronte, e siccome queste tensioni possono facilmente scappare di mano e sfociare perfino in una guerra
a tutto campo che sarebbe una guerra atomica, beh, bisogna starci molto, molto, molto attenti prima che sia troppo tardi. Per questo chi ha la testa la usi, occorre usare parole di pace e fare di tutto affinché non si scateni un'escalation di cui prezzo lo pagheremmo in molti, e un conto sono i pochi che possono creare le condizioni per scatenare una guerra, ma che poi non ne subiscono le conseguenze, e un conto sono i molti a cui una guerra atomica sconvolgerebbe la vita, e di tutto c'è bisogno fuorché di questo. Direttore, ci sono stati tanti ospiti, sicuramente il contributo di ognuno è stato di grande spessore, però vorrei farle una domanda personale. Lei ci può riportare qualcosa che effettivamente l'ha colpita, l'ha sorpresa e che può essere un messaggio veramente importante per tutti noi che non abbiamo potuto partecipare? Mi ha colpito la disponibilità di Papa Francesco, che ha mandato un messaggio che ho letto personalmente in apertura del festival il giovedì scorso. È stato un messaggio che quasi mi ha commosso, che ha colpito molto tutti quelli che erano presenti, e per l'appunto è stato un messaggio nel nome della sostenibilità, del dialogo, della pace. Grazie, grazie direttore, ci auguriamo tantissime altre edizioni del Festival dell'Economia, anche perché, ecco, sulla scia delle sue riflessioni, quanta buona e sana economia può generare la pace. Spesso quando si parla, no, anche chiacchierando in maniera leggera, si dice le guerre si fanno per ragioni di economia, ma l'economia, un'economia sana, importante, che può consentire uno sviluppo orizzontale, è proprio un'economia di pace, incentrata sulla pace, per cui ci auguriamo che anche momenti come il Festival dell'Economia, appunto, siano un'ulteriore voce che possa costruire, aiutarci a costruire la pace di cui tanto abbiamo bisogno. Grazie a voi per la disponibilità e lo spazio che mi avete concesso. Siamo noi a ringraziarla, la salutiamo, ne approfittiamo per augurarle buon viaggio di ritorno, di rientro in sede, e buon lavoro, e quindi arrivederci alla prossima, a risentirci in questo caso. Ecco, ringraziamo ancora il direttore e soprattutto risottolineiamo la presenza di Papa Francesco in questo evento. Vediamo che Papa Francesco è una voce presente in tanti ambiti, sia nel campo, abbiamo visto, del G7, in particolare sull'intelligenza artificiale. Il Papa ha parlato ai bambini poco tempo fa, e vediamo che la voce del Papa è una voce molto amata ultimamente, sì, accolta. Abbiamo, sì, visto il dialogo con Benigni e l'ammirazione che anche Benigni ha rivolto al Papa, e quindi è il messaggio francescano che continua a ispirare e a portare la bellezza di una vita che è pacifica, poi sostanzialmente. Anche da questo punto di vista, Fra Italo, il nostro programma è stato un po', come dire, una sorta di sintesi di tutto quello che dici. La leggiamo in maniera particolare, non soltanto nel titolo, ma anche nel sottotitolo, che recita, come possiamo leggere, da Francesco a Francesco, indicando appunto Francesco d'Assisi da una parte e Papa Francesco dall'altro. E quindi, ecco, questa la bella intuizione del nostro responsabile Fra Nicola, a cui va un pensiero di ringraziamento per aver voluto questo programma. Noi ora ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi, come anticipato, ritorniamo in compagnia di Monsignor Felice Accrocca per continuare a parlare di giustizia sociale.